Il tema della bonifica della discarica Tremonti di Imola e per quale motivo i dati ARPA che continuano a confermare non soltanto quindi criticità dentro il sito della discarica ma anche fuori dalla discarica, Rio Rondinella compreso, sembra che non destino le giuste preoccupazioni nell'assessore Gazzolo. Grazie. Voglio ribadire che sulla discarica Tremonti sono in corso due procedimenti, uno di bonifica attivato dall'ordinanza della città metropolitana a seguito dei valori riscontrati in alcuni pozzi spia presenti all'interno dell'area della discarica, l'altro di via relativa al progetto di ampliamento della discarica stessa. Il campionamento effettuato su quattro punti del Rio Rondinella l'11 gennaio 2016 non ha rilevato anomalie. Sono in corso di elaborazione le analisi del campionamento dello scorso 11 febbraio. Anche in questo caso bisogna attendere tutti gli accertamenti per potersi pronunciare. È proprio per l'interesse pubblico che ARPAE ha in corso indagini nei suoli e nelle acque, sia all'interno che all'esterno della discarica Tremonti. Indagini i cui esiti sono stati portati alla conferenza dei servizi del 10 febbraio scorso e che rilevano, a valle della discarica, presenza di inquinanti quali nitriti, solfati, arsenico, nichel e selenio. Più nel dettaglio, sulla salute pubblica sono stati richiesti 7 punti, tra i quali uno studio di impatto volto a valutare le ricadute sanitarie legate all'attività di discarica sulla popolazione residente, potenzialmente esposta, quindi residente nel raggio di 2,5 km, che dovrà essere utilizzato come strumento di monitoraggio in corso di esercizio dell'impianto. La esplicitazione di un percorso di valutazione del rischio che porti alla stima qualitativa e quantitativa degli effetti attesi sulla salute della popolazione interessata, la descrizione dettagliata sotto il profilo della salute pubblica delle azioni e attività che verranno messe in opera nell'eventualità dell'ampliamento in modo da consentire la verifica di tutte le indicazioni previsionali di progetto. Una volta pervenute tutte le integrazioni, la conferenza dei servizi potrà ulteriormente esprimersi. Io vorrei che voi non ci prendeste in giro nei termini che usate. A me non risulta alcun procedimento di bonifica in corso, un procedimento di bonifica che costerebbe decine di milioni di euro. Non mi risulta che bonifica e ampliamento siano azioni cumulabili. A me risulta che bonifica e ampliamento sono azioni contrarie e non cumulabili. Mi risulta che il principio di precauzione, sempre per parlare di termini, sia un concetto che si comincia ad abbracciare a monte e che se ARPA già ad ottobre aveva rilevato nitriti, solfati, arsenico, cromo esavalente e nichel, del principio di precauzione bisognava cominciare a parlarne prima. Non mi risulta quindi nessuna azione di bonifica, ma al massimo un'azione investigativa fatta coi pochi mezzi di ARPA. Mi risulta una via che abbiamo già detto in aula andrebbe rigettata perché è basata su un quadro che era quello di ERA, che risulta inattendibile dagli attuali fatti, incluse le analisi dei privati che ho citato nell'interpellanza, e procedere attualmente con quelle richieste di integrazione in 90 giorni, che adesso secondo me sono 70 o meno, risulta oltre che scorretto, assolutamente non proficuo, non coerente, perché, assessore, quando noi diciamo non monitoriamo, vogliamo una VIS predittiva e diciamo che la valutazione di impatto sanitaria seria è per sua natura predittiva, non vogliamo monitorare, lo diciamo perché vuol dire che non vogliamo che la gente si ammali banalmente, non vogliamo monitorare persone che si ammalano, vogliamo evitare che succeda e per farlo ci si prende i tempi giusti, gli strumenti giusti e si applica intanto il principio di precauzione in attesa di essersi chiarite le idee che non mi sembra siano molto chiare. Tra l'altro l'azione investigativa che mi risulta non risulta al momento adeguata, anche probabilmente per una questione di costi e non sufficiente nelle analisi. E la conferenza dei servizi, quindi, al momento, e mi chiedo se in futuro, non ha gli elementi per fare un adeguato piano di caratterizzazione rispetto alla discarica Tremonti, perché abbiamo detto che per fare un adeguato piano di caratterizzazione dentro e fuori dal sito Tremonti servono mesi. E aggiungo, oltre al fatto che ho già detto che bonifica e ampliamento sono quindi azioni contrarie e non cumulabili, che è un danno erariale procedere in questo modo, che rischia di essere un danno erariale procedere davanti a questo quadro nel modo in cui si sta facendo. Quindi allo stato attuale stiamo indagando con le poche risorse di ARPA in modo insufficiente, quello che chiediamo e che continueremo a chiedere è un cambio di direzione e certamente evitare perlomeno di prenderci in giro e di prendere in giro cittadini che rischiano l'ambiente e la salute. Grazie.